Bella raga, in questi giorni siamo stati in Slovenia, un posto fantastico, un paese completamente immerso nel verde. Più del 60% della superficie slovena è coperta da bosco. In Slovenia si contano circa 1000 orsi, e non sono pochi, contando che il paese è molto piccolo, è poco più piccolo della Lombardia. Abbiamo scelto questa regione della Slovenia perché è una di quelle con più alta densità di orsi bruni di tutto il mondo. Per la ricerca dell'orso bruno abbiamo utilizzato tre metodi: il fototrappolaggio, la caccia vagante dalla macchina e i capanni fissi. Vabbè raga, niente, abbiamo finalmente bozzato la macchina, quindi ora siamo liberi di andare a fare un po' di caccia vagante lungo queste strade. Ok, abbiamo appena trovato una fatta e a giudicare dall'aspetto sembra proprio del plantigrado. Bene, siamo un po' alla merda, ce l'abbiamo, possiamo andare a bere il caffè. Abbiamo installato le nostre fototrappole nella speranza di vedere l'orso bruno. Non ci è andata così bene, nelle fototrappole è passato solamente qualche tasso e qualche volpe, ma non ci siamo persi d'animo e abbiamo continuato a cercare in altre maniere. Oh raga, ci ha appena attraversato la strada una volpe di pomeriggio, bellissima. Il problema è che poi si è fermata nel bosco e aveva un ramo davanti alla faccia. Dopo un bel po' di ricerca abbiamo trovato un'impronta. Non è un'impronta perfetta, infatti non sembra molto recente, ma è una prova che è passato di qua. Bella raga, oggi abbiamo bevuto tutte le grappe della Slovenia. Passami lo zaino. Stanno lì, dai, figa, figa. Non si vedono, non si vedono. Appena successa una cosa che speravamo succedesse, abbiamo visto un orso all'autostrada, abbiamo fatto dei piccoli video e poi è scappato. Sono le 7 del mattino, ieri abbiamo visto l'allocco degli Urali in una zona, ci continuava a volare intorno ma non si è riusciti a fotografarlo, adesso torniamo là. In questa zona ci abbiamo provato un po' in tutte le maniere, facendo appostamenti, anche girando a piedi. Alla fine, in 3 giorni di tentativi, siamo riusciti a fotografarlo, anche se da lontano. Minchia raga, abbiamo appena beccato l'allocco. Peccato, si è riusciti solo proprio a rubare uno scatto, dopodiché è scappato subito. Su questi alberi qua, poi da lì è partito ed è volato di là. Allora, stiamo per entrare in capanno, ci stiamo preparando. Il problema è che il cielo è molto nuvoloso e quindi vuol dire che nel bosco sarà molto buio. Raga, salamandra. Salamandra. Allora, visto che ieri non abbiamo visto niente, e quindi oggi stiamo andando in un altro capanno, è molto più lontano dall'abitato, e comunque stiamo andando in un altro capanno. Ma
fine abbiamo guidato per quasi 40 minuti e probabilmente siamo arrivati nelle montagne croate.